Il nostro sogno era quello appunto di avere una palestra in cui possono venire tutti. E con la fondazione abbiamo deciso di mettere in piedi questo progetto per permettere a ragazzi con disabilità varie di fare una cosa divertente, che mette in campo un sacco di emozioni, la paura di cadere, la paura di non farcela, la paura dell'altezza, la paura del giudizio degli altri, mette in campo un sacco di emozioni. E da lì nasce la condivisione, perché sono le stesse emozioni per tutti. L'arrampicata offre la possibilità di fare delle cose insieme, perché comunque il ragazzo autistico ha le capacità, esattamente come tutti gli altri, di arrampicare, e quindi secondo me diventa un'occasione di integrazione importante, un po' perché gli altri bambini e gli altri ragazzi possono vederlo con occhi diversi. E vieni qui, lo vedi arrampicare, lo vedi arrivare fino su in catena e dici: ce la fa, esattamente come ce la faccio io. Isabella pratica questo sport da circa un anno e si trova benissimo. L'incontro con questo sport è stato eccezionale. La palestra nella sua vita privata ha questo di buono, che la rilassa moltissimo, la stanca, la rilassa e fa in modo che dopo il prosieguo della giornata sia molto più tranquillo rispetto a quando magari non esce o non fa niente, insomma. Nello sport il cambiamento è, non dico immediato, ma dopo poco già vedi dei risultati. La bellezza di questi corsi che vengono fatti insieme. I corsi noi li facciamo con ragazzini con disabilità e ragazzini senza disabilità. Quindi l'obiettivo è l'integrazione, che effettivamente avviene. Da circa un anno io ho iniziato ad avvicinarmi a questa palestra, dove ho iniziato a frequentare dei veri corsi di arrampicata. Niente, la mia esperienza nell'arrampicata sicuramente ha migliorato quello che è il mio stile di vita in generale. E lavori molto in gruppo, a differenza di uno sport che può essere quello della palestra. In gruppo dove nasce veramente la solidarietà comune e ci lavori. Personalmente dico che ogni volta che vengo qui vengo con una grinta per portarmi a casa una soddisfazione personale, ecco. Noi ci aspettiamo che Isabella un giorno vada con il gruppo, con tutti i ragazzi, che possa fare un'arrampicata su una parete, sempre semplice, naturalmente con tutte le sicurezze, però il nostro sogno sarebbe quello. Ci hanno abituato a cose impossibili, ragazzi, qui, quindi questa qui potrebbe essere fattibile, insomma.